Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti per la presentazione del nuovo libro del professor Franco Franceschi e della professoressa Ilaria Taddei, Le città italiane nel Medioevo, XII-XIV secolo. Per noi d'Italia medievale è un doppio piacere presentare questo volume, in primis per il contributo che dà al dibattito storiografico e al tema delle città italiane nel Medioevo. In secondis perché, felice combinazione, quest'anno il ciclo di incontri, ovvero visite guidate, video e conferenze di Italia medievale, Medioevo in libreria, avrà il titolo Le città italiane nel Medioevo. Quindi diciamo che ci siamo proprio trovati sulla stessa linea d'onda. Questo libro è un contributo particolarmente rilevante perché rappresenta una sintesi sulle ultime ricerche, gli ultimi sviluppi che si sono avuti proprio sulla storiografia relativa alle città italiane del Medioevo, storiografia che era partita, diciamo, un po' faziosamente nel periodo risorgimentale, perché c'era la guerra contro l'Austria-Ungheria, allora si potenzia l'elemento comuni lombardi contro imperatore tedesco che si identifica con l'Austria. Quindi si pone l'aspetto più sotto questo punto di vista della Lega Lombarda, in realtà sono, diciamo, semplificazioni che erano funzionali all'epoca quando nasceva un nuovo paese, bisognava costruire una forte identità nazionale e centralista. I paradossi sono che poi la stessa Lega Lombarda, che era centralista per la nuova Italia, diventa federalista qualche decennio dopo. Quindi diciamo che l'uso della storia è sempre da prendere con le molle. Superata la temperie risorgimentale, cominciamo a trovare nuovi studi, quindi vediamo in Italia Salvemini, che pone l'accento sull'aspetto di conflitti di classe all'interno delle città italiane. Quindi si passa dalla città medievale italiana uguale comune a città medievale italiana uguale conflitti. Quindi pensiamo solo, visto che parliamo anche di XIV secolo, al tumulto dei Giompi, i lavoratori fiorentini del 1381, di cui tra l'altro ha parlato in un saggio anche il professor Franceschi, oltre il tumulto, quindi sicuramente potremo chiedere a lui se avremo delle curiosità su questo aspetto. Poi Henri Pirenne, il famoso storico belga, inizio Novecento, mette un nuovo mattone perché lui fa interagire col normale approccio istituzionale nuove discipline come l'urbanistica e l'economia, quindi lui vede la nascita della nuova città medievale rispetto a quella antica, con lo sviluppo del centro commerciale accanto al castrum, cioè al centro politico militare istituzionale. E poi nuovi studi che sottolineano via via dei nuovi aspetti, aprendo nuove dimensioni proprio sullo studio del concetto di città, che vanno dalle teorie sulla continuità. Quindi non c'è questa frattura tra città antica e città medievale, quindi si cercano anche elementi non solo di novità a tutti i costi, ma anche di continuità nel percorso cittadino della storia urbana. E poi, ecco, sempre superando un po' di tendenze un po' logocomunistiche, quindi identificando la città medievale con il comune, o pensiamo a quello che ci viene subito in mente dai ricordi scolastici, magari con la Repubblica Marinara, ci sono altre dimensioni poco note al grande pubblico, le città nel sud Italia, perché ovviamente non c'è solo la Lega dei comuni lombardi, oppure anche il fatto che nelle città non c'è solo il popolo che opera, ma c'è un vescovo, che è una figura importante sia dal punto di vista della continuità che dal punto di vista del dibattito interno tra le varie componenti, e anche quello della nobiltà, perché si stupiscono i nobili tedeschi a seguito del Barbarossa, gli storici tedeschi che lo seguono, a trovare tanti nobili nelle città italiane, perché per loro il nobile sta nel suo castello in campagna. Invece anche questa è una cosa che rende particolare rispetto agli altri tipi di città la componente nobiliare, che parteciperà anche alla formazione dei comuni e darà il suo contributo, come vedremo nelle parole della professoressa Taddei e del professor Franceschi, a cui io non rubo più tempo e spazio, e lascio quindi la parola, cominciamo dalla professoressa Taddei, che ci spiegherà come mai un libro sulle città italiane nasce in Francia.
Innanzitutto vorrei ringraziare per questa bella organizzazione qui alla Feltrinelli e solo poche parole riguardo alla genesi di questo libro e risale al 2004 quando c'è stata praticamente all'interno di quelli che sono i concorsi francesi, il CAPES e l'Agrégation, ci fu richiesto un volume, un manuale per città italiane. Questo programma includeva sia le città del centro-nord, quindi la dimensione comunale, e le città dei Renni, quindi tutto il sud Italia. I tempi erano molto stretti e la casa editrice non ci poteva aspettare. Abbiamo fatto del nostro meglio per scrivere una sintesi e ci hanno aiutato dei colleghi che sono in sala, un collega francese che ha tradotto la parte del collega Franco Franceschi, perché i tempi non potevano andare oltre i 4-5 mesi perché era il programma di questi concorsi. Questi concorsi sono stati istituiti in Francia alla fine dell'Ottocento e fanno parte dell'organizzazione, direi quasi dello Stato francese. Direi che alcuni qui in sala, c'è un'altra collega che lavora in Francia, credo che se molti italiani si trovano oggi a lavorare nelle università francesi è anche grazie a questo tipo di concorso che ogni anno dà spazio ai nuovi e agli studenti che possono avere grazie a questi concorsi un lavoro, cioè possono insegnare con il CAPES. Ogni anno entrano qualche centinaio di studenti nell'insegnamento delle scuole, nelle scuole medie, e per i licei comunque anche lì un centinaio di persone che ogni anno hanno un posto fisso. Quindi questo spiega anche il taglio del libro, un taglio sintetico, cosa che è entrata direi solo recentemente nella nostra tradizione storiografica italiana. Direi che è entrata nel momento della riforma del 3+2 dell'università, quindi questo è stato senz'altro uno dei motivi, se non il motivo principale, per il quale il Mulino, la casa editrice, ha accettato subito la nostra proposta di un libro sulle città italiane dal taglio sintetico. Non era semplice perché questo include sia tutto il centro Italia sia il sud Italia, quindi in realtà geografiche diverse, esperienze variegate, e il volume che presentiamo oggi si rivolge ad un pubblico senz'altro più vasto rispetto quello che, a cui si indirizzava il volume francese. Io vorrei dire intanto qualcosa sulla cronologia di questo libro, Le città italiane del XII-XIV secolo, perché naturalmente questo credo forse è la prima curiosità che il lettore può sollevare. È una cronologia legata a una fase particolare della vita delle città italiane medievali, cioè la fase dell'espansione. Ricordo che proponemmo al Mulino un titolo che era Le città italiane del basso medioevo, un mondo in espansione. Ce l'hanno bocciato perché loro volevano il medioevo, no? Lo storico, diciamo, un professionista rifugge un po' da queste generalizzazioni, perché appunto sa bene che 10 secoli sono difficilmente racchiudibili sotto un'etichetta. Abbiamo ottenuto di mettere un sottotitolo che specifica il periodo. Dunque, l'età dell'espansione, perché? Perché semplicemente diciamo dal XII secolo in poi si rende evidente questo grande dinamismo delle città italiane, che è, come accennava Ilaria, un dinamismo di tipo demografico, cioè una popolazione in enorme crescita, no? C'è un aneddoto che apre il libro di un predicatore che ha una fama di sant'uomo, e appunto ha la fama di richiamare in vita i morti, e dice: vorrei andare a predicare a Firenze. Allora si dice che i fiorentini rispondono dicendo: per l'amor del cielo, sarà meglio che non venga, che siamo già tanti e la nostra città non ci può contenere. Se questo risuscita anche morti,
sì, che siamo fritti. Però questa storiella è veramente interessante perché è riferita al 200, al secolo che forse è di massima espansione da questo punto di vista. Città che hanno 10.000 abitanti che in 50 anni crescono fino a 50.000, o nel caso Firenze stessa, per esempio, città che forse all'inizio del 200 aveva 15-20.000 abitanti e che cresce fino a oltre 100.000. Oltre 100.000 abitanti per questo periodo vuol dire megalopoli, vuol dire qualcosa come Tokyo o New York oggi. Tant'è che si parla di Milano, si parla di Firenze, di Genova, di Venezia, poi fuori d'Italia al massimo, forse Parigi, ma c'è tutta una discussione su Parigi, Londra probabilmente era molto più piccola, forse Costantinopoli. Quindi siamo, diciamo, in un ambito di grandissima crescita della popolazione, con tutti i problemi diciamo di tipo materiale che questo comporta: creazione di nuovi alloggi, creazione di strade, di piazze, di chiese, di ospedali, i ponti nelle città con i fiumi, il fenomeno che gli storici conoscono bene delle mura che vengono rifatte, che vengono allargate per inglobare tutte le parti nuove che sono fuori dalle mura, i cosiddetti borghi. Quindi, diciamo, questo era l'aspetto, forse è l'aspetto che colpisce di più nell'idea di questa espansione dei secoli fra il XII e il XIV. Probabilmente chi arrivava in una città nel 200, i primi del 300, una città italiana, aveva subito questo impatto che era un impatto sonoro e visivo, con mille attività, mille suoni, che davano probabilmente il tono di questa grande, fervida attività economica. Cioè, le fasi del comune sono, come sappiamo, la fase consolare, la fase del podestà e la fase dei regimi di popolo. I regimi di popolo, gli ideali che vengono esaltati, portati all'apogeo con i regimi di popolo, sono proprio gli ideali di giustizia, di pace, di sicurezza, che sono al centro dell'immagine degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti. L'immagine della giustizia, addirittura negli affreschi ci sono due immagini della giustizia: la giustizia centrale con tutte le virtù cardinali, ma anche poi la giustizia che punisce i colpevoli. E questa è un'immagine che rende ben conto di quella che era l'ideologia del bene comune. Nel bene comune portata avanti dai regimi di popolo, nel senso che in città che erano città dilaniate dai conflitti soprattutto fra milites, era una rivendicazione del popolo di raggiungere un equilibrio politico e di arrivare anche a formulare degli ideali di governo popolare. Infatti, c'è una volontà di moralizzazione, è il momento in cui si regolamenta il gioco d'azzardo, la prostituzione. È il periodo quindi della fine del 200, inizio 300, in cui i regimi di popolo hanno acquisito un ruolo fondamentale sia nella legislazione politica ma anche nella legislazione proprio urbana in senso ampio. Non so se ho risposto. Sì, in realtà due domande, diciamo, che appaiono diverse, in realtà sono collegate, perché il popolo, cioè quello che allora chiamavano popolo, che noi chiameremo la borghesia, che non stiamo parlando qui di tutto, no, di tutta la popolazione, ma di quella parte che non è aristocratica, di quella parte che, diciamo, sostanzialmente è fatta dai ceti produttivi. Questi ceti produttivi sicuramente come dire, hanno raggiunto una forza grazie proprio alla crescita economica, alla crescita delle loro organizzazioni economico-politiche, come sono le corporazioni, le arti, che naturalmente poi li mette nella condizione di poter rivendicare un potere, diciamo, anche a livello politico. Un tema che non abbiamo toccato, quindi la sua domanda è quanto mai opportuna, che è quello del dualismo economico fra nord e sud, dovremmo dire fra centro, nord e sud, allora,
è un grande tema della storia italiana che arriva ad oggi e che probabilmente diciamo, fa la sua comparsa proprio a partire dal XII secolo. Quindi questo vuol dire che non c'è soltanto l'aspetto politico che differenzia le due aree, ma c'è una diversa, diciamo, forza, un diverso dinamismo dell'economia. L'impressione, attraverso un po' gli studi, ma devo dire sia vecchi che nuovi, è che il periodo d'oro delle città, soprattutto di alcune città, quelle costiere per esempio, della Campania, Napoli, Salerno, Amalfi, e quelle costiere della Puglia, i porti pugliesi, alcune città siciliane, Messina, Palermo, ecco, questo periodo d'oro è, diciamo, va dal X al XII secolo e il declino dell'economia come base, diciamo, produttiva e come capacità anche di irradiazione commerciale comincia proprio in coincidenza con la fase invece di maggiore espansione delle città del nord. Non è un caso, perché uno degli elementi della crisi delle città meridionali, se posso usare questo termine, è proprio il fatto che ci sono questi nuovi competitors, diciamo, questi nuovi agguerritissimi avversari, concorrenti, che sono Pisa, che sono Genova, che impongono una superiorità commerciale e mercantile anche nelle aree che prima erano diciamo, controllate dalle città del sud. Questo è un aspetto molto interessante, anche, ripeto, anche difficile da capire come si possa far convivere il senso di appartenenza a una fazione e il senso di appartenenza a una città. Però è un tema estremamente stimolante.